Il governo ha emanato un nuovo decreto, un provvedimento che va con ulteriori misure a restringere quelle che sono attività economiche, in modo particolare quelle commerciali non essenziali, e con l'obiettivo di arginare la diffusione del coronavirus, che sta assumendo anche nella nostra regione delle proporzioni importanti. Fra le novità ce n'è una particolarmente significativa che riguarda le attività produttive. Chi porta in atto attività produttive non è chiuso, ma deve garantire a chi ci lavora tutte quelle distanze di sicurezza o presidi necessari per non essere contagiati. Il luogo di lavoro non può diventare un luogo di contagio. Quindi se da una parte non viene prevista la chiusura, dall'altra, se il datore di lavoro non è in grado di garantire questo, è sostanzialmente invitato a sospendere l'attività e a rinviarla per dopo, quando finirà questo periodo di grande difficoltà. È un fatto di salute, come vi ho sempre detto, la salute viene prima di tutto il resto. Per quanto riguarda l'economia, nella stessa giornata l'Europa ha dato via libera a 25 miliardi di aiuto, di cui 12 immediatamente disponibili. Sono 12 miliardi che aiuteranno le imprese che in questo momento stanno facendo grandissimi sacrifici. Ma il prioritario per noi, prima di tutto, è continuare nella risposta della salute, perché tutto quello che facciamo in prevenzione permette al sistema sanitario di non doverselo ritrovare come un caso da seguire, un caso magari spesso grave, e che è quello che impegna di più tutto il sistema. Quindi la palla in questo momento passa alle imprese, al loro senso di responsabilità. Noi faremo i controlli, andremo a vigilare che questo decreto sia applicato, perché ci teniamo ovviamente alla salute dei lavoratori, ci teniamo che questa nostra regione possa superare nel migliore dei modi possibili questo momento così difficile.